su RDS con Anna e Sergio. Oh, è arrivata la cartolina del nuovo singolo di Annalisa. Sì. Lei ha un bel taglio carré, capelli neri, ma molto bella. La vedete adesso inquadrata sul 265. C'è un trucco. C'è il trucco. Il trucco si vede perché Annalisa invece ha i suoi capelli buongiorno. Rossi, ravati, bellissimi e lunghi. Buongiorno. Come stai? Buongiorno. Sto benissimo, sono super felice di essere in collegamento con voi. Oggi giornata bomba perché esce la canzone nuova, esatto, quindi oggi esatto. Giornatona. Nuovo singolo, dopo il grande successo, 21 dischi di platino, 12 di oro, il successo è straordinario di Bellissima, arriva il nuovo. Si chiama Mon Amour. Mon Amour. L'ha scritto lei con Simonetta, Antonacci e Tognini. Sì. Produzione? Produzione di Simonetta e Zef Tognini insieme. È a posto, quindi un binomio che funziona. Raccontaci di questo singolo. Dici perché tutto, cioè, generalmente arriva qualche notizia, esce oggi, la sentiremo tra un istante, proprio lo teniamo a battesimo stamattina io e Sergio. Non è trapelato nulla, manco nel 7007 sono così, no. Cucite le bocche, ma che cos'è? So che ieri hai girato il video però. Esatto, ieri è stata una giornata epica perché appunto abbiamo girato il video, adesso non vedo l'ora di vedere qualcosa e di mettere online anche quello, non vedo l'ora di buttarlo fuori, anche perché poi sarà tutto più chiaro, anche il discorso look diverso eccetera eccetera, però se volete vi racconto dici qualcosa, siamo qui per Annalisa, questo se no. Oggi siamo venuti apposta noi radio. Dici no, allora Mon Amour, sì. Diciamo che è un po' il secondo capitolo di questo film, perché io mi immagino un film che è il mio progetto musicale nuovo. Il primo è stato Bellissimo, in cui ho raccontato appunto di una delusione, sì. E poi dopo le delusioni che cosa succede? Succede che ti prendi quel periodo di tempo in cui fai le cose che non hai mai fatto, in cui ti cambi il taglio di capelli, cambi look, sì, ti vesti in un altro modo, fai serata. Ecco, Mon Amour è la canzone di quel periodo lì, di la rinascita limbo dopo la delusione emotivo. Sì, no, beh, non è ancora la rinascita. Non è ancora. Se lei ti dice che ancora non è la rinascita, giusto, è il terzo singolo della rinascita, capito? Giusto, Annalisa, vieni a rubare a casa del ladri, cioè come si dice, ho capito, però è bella questa idea della rinascita che arriverà dopo questo periodo in cui sei un po' sbalestrato perché prendi anche cantonate, ti inventi cose che non succedono, però ne hai bisogno, fai serata, ti diverti, ma rimane sempre con l'amarino in bocca e questo un po' Annalisa. Brava. Vedi. Quindi parla proprio di me. Esattamente quella roba lì, esattamente. No, guarda, parla lì. Di te. Parla di me. Di me. Spero non di Annalisa, perché insomma credo che tutti abbiamo passato questo periodo, no? Dopo una delusione, dopo certo. Un amore che finisce, c'è quel momento di sbandamento che se sei fortunato ne trovi subito un altro, un'altra sì, che sì. Ti. Se no fai danni. Se no fai danni. Se no fai danni. Esatto, se no dura un po' di tempo. Sì, esatto, sì, questa sì, roba. Sì, dipende. Bello. Senti, Nali, hai fatto ieri il video, c'è già. Io non ho nemmeno le date, farai qualcosa, canti dal vivo quest'estate, cioè non mi hanno mandato nulla, cartella stampa vuota. Così. Io sono concentratissima sul forum che faccio il 4 di novembre, quindi forum a Milano 4 novembre, quindi siccome è un grande evento per me rimango concentrata lì e quest'estate faccio un botto di promozione. Bello. Questa bello. È la storia. Tanto ti aspettiamo qua per un'intervista più lunga, più serena, più contenta. Quando adesso vuoi sei a casa tua insomma. È soltanto stamattina il modo per presentarvi questo nuovo singolo molto carino che si chiama Mon Amour, il ritorno di Nali, così la chiamo. Chiamano gli amici per l'Italia e Annalisa. Che sia un successore mondiale, te lo ciao, auguriamo Nali, di cuore. Baci grandi. Speriamo. Ciao. Grazie, ciao. Un abbraccio grande a voi. A grazie te. Di tutto. Grazie. Ciao, grazie a te.